Ho appena finito di vedere il video di Danny Lazzarin. E penso che nella storia di YouTube e dei social in genere di non aver mai visto un video così forte, così sentito e così spaventosamente reale. Dato che solitamente in qualsiasi social tutto è filtrato, la realtà è filtrata. Ma in quel video io ho visto vita vera. Ho visto sofferenze vere. Ho visto un uomo distrutto. Un uomo ricco sì, dal punto di vista materiale. Ma un uomo distrutto, lacerato nel suo interno. Un uomo lacerato. Ho visto che Danny Lazzarin è lacerato, è morto dentro. Perché gli è stata fatta un'infamata che raramente io ho visto fare a questi livelli. Anzi, ne ho viste fare di infamate, ma non vanno di certo a finire così, con un video di risposta. Io non so la fortuna che ha questo Domingo Poliandri nella sua vita, ma di solito non finisce così, quando viene fatta un'infamata del genere. E mi chiedo, come ha detto lo stesso Danny, cosa può aver fatto lui di male? Lui ha fatto una cosa di male, una cosa di male. Lui ha aiutato molte persone. E tu quando aiuti molte persone, poi la prendi nel culo. La prendi sempre nel culo. Infatti c'è un detto che dice: nessun aiuto rimane impunito, perché tu, aiutando il prossimo, alla fine la piglierai sempre nel culo. Poi, ovvio, quando tu sei una celebrity, una persona importante, una persona molto conosciuta, hai sempre il rischio, c'è sempre la possibilità di essere attaccato, di essere riempito di merda, di essere anche colpito alle spalle da degli infami. Ma penso che questo caso superi un po' tutto quello che ho visto finora. E allora mi chiedo, adesso io ho guardato il canale del signore che non voglio neanche citare, del signore che ha voluto infamare Danny Lazzarin. E vedo che praticamente ha disattivato tutti i commenti, ha disattivato tutti i commenti, perché ovviamente ora si sta cagando addosso, perché l'ha combinata grossa, ha pisciato fuori dal vasino. È una paura, una fottuta paura. Perché se tu guardi il video di Danny Lazzarin, i suoi ultimi 30 secondi farebbero cagare addosso chiunque. Chiunque. Farebbero cagare addosso chiunque. Perché lì vedi un leone ferito, un leone infamato che è stato infamato, che non ha più paura di nulla. Ha tutto da mettere nel piatto, dato che ha perso tutto. Ha tutto da mettere nel piatto e non si fermerà di certo, non si fermerà di certo, perché le parole hanno un peso, le parole hanno un peso molto più grave anche delle azioni. E quindi penso che Domingo Poliandri per un po' di tempo deve stare zitto, farsi un bel esamino di coscienza, perché ha pestato una merda grossa. Invece, con Danny Lazzarin, io sono un piccolo creator, un piccolo YouTuber, sono un nulla rispetto a te che hai fatto la storia di che hai fatto la storia di questo sito, Danny. E ti vorrei offrire la mia solidarietà.
è l'unica cosa che posso offrirti, perché altre no. E vorrei dirti che secondo me tu devi ora cercare di ripartire. Non sarà facile, non sarà facile, perché l'infamata che hai subito è stata troppo grande. Ma tu cerca di guardare avanti, di diventare sempre più grande, così che il nemico impazzirà.